Buonasera a tutti e benvenuti da parte di OGR al secondo appuntamento dedicato alla blockchain. Questa sera, come avrete visto, abbiamo deciso di focalizzarci su un tema che direi caratterizza molto il nostro paese e tutte quelle che sono le opportunità di business collegate, ovvero il settore agroalimentare. Come in tutti gli appuntamenti che proseguiranno anche nel corso dei prossimi mesi, prosegue anche la nostra partnership che abbiamo avviato proprio con Intesa del gruppo IBM, società presente all'interno delle OGR Tech e leader del settore, penso alla blockchain, e quindi anche uno dei punti di riferimento più importanti per tutti quelli che sono i soggetti e i professionisti interessati a queste tematiche. Secondo partner di questo ciclo di incontri dedicato appunto alla blockchain è l'Associazione Nazionale Italia for Blockchain. Anche questa sera abbiamo con noi Emanuela Negroferrero che ci sta curando e seguendo insieme all'Associazione Nazionale tutti questi incontri. A questo punto però, dopo aver dato questo piccolo saluto introduttivo, non vorrei farvi perdere ulteriore tempo ed entrare quindi subito in quelli che sono gli argomenti della serata. Per questo passo la parola quindi a Emanuela per introdurre quelli che sono gli ospiti di questa sera e cominciare subito ad approfondire gli argomenti che sono ricchi e direi porteranno a tutta una serie di considerazioni molto importanti per quanto riguarda il contesto in cui ci troviamo a muovere, le specificità proprio dell'Italia. Grazie, prego Emanuela. Grazie Matteo, buonasera a tutti. E allora, questa sera il secondo incontro è un incontro ricco. Noi la prima volta che ci siamo visti a luglio abbiamo esplorato il mondo della tecnologia blockchain. Come ha detto Matteo, questa sera noi, i nostri relatori che sono Pietro Azzara, abbiamo Pietro Lanza di IBM Intesa, abbiamo Luca Brondelli di Confagricoltura e abbiamo il dottor Malosio e l'ingegner Riccobene per quanto riguarda gli applicativi della tecnologia blockchain, sia per quanto riguarda la Food Trust sviluppato da IBM Intesa e per quanto riguarda invece lo sviluppo di una piattaforma blockchain a registro aperto di cui ci parlerà l'ingegner Riccobene. Quindi io lascerei la parola al presidente di Italia Blockchain, l'ingegner Pietro Azzara, che ci parlerà della blockchain in campo agroalimentare. Grazie Pietro. Sì, grazie a tutti, grazie Matteo, insomma ringrazio appunto di questa partnership fatta con Officina OGR ed Intesa che appunto ha portato a questo ciclo di incontri. Appunto nel primo incontro, come giustamente ricordava Emanuela, abbiamo provato a parlare dell'introduzione alla blockchain, quindi abbiamo parlato un po' di cos'è e di cosa si può fare con questa infrastruttura distribuita su cui basano diversi protocolli, su come appunto creare un ecosistema e sulle differenze tra appunto blockchain permissionless, permissioned, tra pubblico e privato. Cioè abbiamo voluto un po' dare un quadro generale su quello che è questo paradigma tecnologico che ormai diciamo sta entrando prepotentemente nei processi di business diciamo di tante aziende della pubblica amministrazione. Proprio qualche giorno fa anche a livello di Unione Europea si è provato a dare un perimetro regolatorio su quelle che sono le diciamo i crypto asset, quindi per regolare sempre di più quelli diciamo che sono i servizi finanziari da cui è partito tutto, perché come ricordiamo tutto parte diciamo dalla tecnologia che sta alla base diciamo del Bitcoin. Però chiaramente con questa tecnologia abbiamo sempre visto che utilizzando nelle caratteristiche si possono implementare dei processi nei tre filoni che sono appunto la notarizzazione, la token economy e i pagamenti. E nell'ambito business, appunto adesso oggi ci concentreremo su un settore oltre quello finanziario, che è quello che è un po' partito prima, che è quello appunto dell'agroalimentare, dell'agrifood. Ma come mai anche in questo settore, fondamentalmente, che se uno ci pensa, agricoltura e tecnologia sono due mondi molto lontani, molto distanti, però come dire, anche in questo settore, se andiamo ad analizzare bene un po' quello che sta succedendo, notiamo come diciamo questa tecnologia, questo paradigma tecnologico può aiutare
diciamo, sia dal punto di vista di ottimizzazione dei processi di filiera, chiaramente di evitare gli errori di inserimento del dato. Voglio ricordare una cosa: la blockchain alla fine è un database distribuito dove se noi mettiamo un dato, cioè nel senso quel dato può essere vero, può essere falso. Come dico sempre, la blockchain non ci dice la verità, ma è soltanto un database su cui mettiamo delle informazioni. Quindi abbiamo sempre bisogno, in realtà, di entità trusted che certifichino quel dato, o quanto più il dato che mettiamo in questi sistemi è digitale dall'origine, quindi proviene chiaramente da sistemi IoT o sistemi digitali, tanto più quel dato, diciamo, è trusted, è vero. Però chiaramente in questo settore, appunto, come dicevamo, può aumentare, può contribuire a efficientare i processi lungo una catena, lungo una supply chain, ma può rispondere sicuramente, no, alle esigenze, diciamo, di trasparenza, di tracciabilità, specialmente in campo alimentare, dove oggi molti consumatori chiaramente non si fidano più di quello che viene scritto nelle etichette, ma vogliono sempre più la prova, diciamo, e vogliono sempre più verificare che chiaramente quello che arriva sulla loro tavola sia effettivamente, come dire, quello che viene esposto in un'etichetta. E quindi chiaramente questa tecnologia può aiutarci un attimino a tracciare tutta la filiera e quindi dare più trasparenza e più, come dire, maggiore consapevolezza al consumatore riguardo fondamentalmente i dati riguardo quello che mangiano e che arriva sulla loro tavola. Effettivamente, come dire, anche da una ricerca del Politecnico di Milano si è visto che ultimamente, negli ultimi anni, sono aumentati notevolmente i progetti, specialmente nel settore agroalimentare, e che chiaramente, no, questo settore in questo momento, sia per quanto riguarda la tracciabilità in generale, sia per quanto riguarda quindi la filiera, sicuramente può aiutare un attimino a supportare e essere un valido strumento, un valido alleato, diciamo, per diciamo, il cosiddetto prodotto Made in Italy. Quindi chiaramente serve un po' per tutelare la bontà e le caratteristiche dei nostri prodotti che magari all'estero vengono sempre più imitati e quindi chiaramente diciamo, si sprecano, diciamo, diversi miliardi di euro poi come dire, a scapito dell'economia italiana. Però voglio dire, oggi diciamo, io sto facendo un cappello un po' più generale, diciamo, magari adesso passerò la parola a Pietro Lanza di Intesa Gruppo IBM e diciamo, agli altri relatori che ci parleranno più nel dettaglio di questa tecnologia applicata proprio al settore, in questo caso agroalimentare, dove ovviamente proveremo a vedere su alcuni casi concreti, diciamo, quali vantaggi effettivamente può dare e chiaramente in questo modo poi avvieremo il dibattito per approfondire eventuali domande che ci dovessero essere dal pubblico. Quindi io, diciamo, lascio volentieri la parola al prossimo relatore, o meglio, ridò la parola a Emanuela che insomma introdurrà l'intervento di Pietro Lanza. Grazie ancora e ci vediamo dopo. Grazie mille Pietro. Adesso abbiamo l'intervento di Pietro Lanza che ci parlerà di questo progetto del Food Trust sviluppato da IBM Intesa. Direi che è molto interessante perché, come ha spiegato anche Pietro Azzara, in questo momento in Italia tracciare la filiera e garantire l'origine del prodotto, l'originalità, quindi senza come dire, affrontare il problema della contraffazione, uno dei punti centrali della blockchain. Grazie Pietro. Grazie, grazie e buon pomeriggio. Parliamo quindi di tracciabilità abbinata ad una delle tecnologie importanti per il futuro, che noi chiamiamo esponenziale, che rientra appunto negli investimenti maggiori che il gruppo IBM in questo momento sta conducendo proprio per andare incontro a quelle che sono le potenzialità di tecnologie esponenziali come quella della blockchain. Ormai diverse migliaia di persone nel nostro gruppo si occupano di blockchain con varie accezioni e anche in Italia abbiamo
siamo un importante centro di competenza sia in IBM Italia, nella nostra capogruppo, che in Intesa IBM, che storicamente si occupa di supply chain e di tracciabilità. In alcune di queste aree il nostro gruppo ha ritenuto di dare un importante impulso, quindi di investire in prima persona nello sviluppo di piattaforme globali che potessero accelerare la comprensione e l'adozione di queste tecnologie per facilitare e far evolvere processi di business. La tracciabilità nel settore alimentare sicuramente è una di queste aree. È l'area in cui IBM ha deciso di sviluppare una piattaforma basata sul concetto di fiducia, di cui il nome di IBM Food Trust, quindi fiducia, trasparenza e tracciabilità che sono alla base dei benefici che poi questo tipo di piattaforma porta a tutti i consumatori e gli utilizzatori della stessa. E come l'abbiamo sviluppata? L'abbiamo sviluppata partendo da uno dei maggiori gruppi in ambito di distribuzione alimentare, che è il gruppo Walmart, che aveva chiari i benefici di questo tipo di tecnologia e anche le esigenze che i suoi consumatori finali, i suoi milioni di consumatori finali, sempre in modo più pressante facevano presente al loro diciamo così, rivenditore di fiducia di generi alimentari e non solo. Quindi l'esigenza di capire meglio cosa c'è dietro un singolo prodotto e andare a monte a capire la filiera appunto dal contadino, dal gruppo di produzione alimentare fino allo scaffale. Quindi la prima fase dello sviluppo di questa piattaforma ha visto collaborare a stretto contatto IBM e Walmart, ma l'intento era quello di sviluppare una piattaforma open, aperta sin dall'inizio. Arrivando ad oggi contiamo più di 100 attori che utilizzano questa piattaforma in produzione, quindi non è più una fase sperimentale, ma diversi attori della filiera agroalimentare, dai distributori ai produttori, a tutti gli attori intermedi effettivamente traggono già benefici importanti da questa piattaforma. Arrivando all'Italia, sicuramente la protezione del nostro know-how, dei nostri brand nel settore agroalimentare è uno dei punti di attenzione, tant'è che anche a livello governativo sono partiti dei tavoli di studio sulla tracciabilità che abbiamo guidato partendo dal settore tessile, ma sicuramente poi l'agroalimentare rientra nello scopo e nell'applicabilità di questo tipo di tecnologie. Esistono già delle localizzazioni di questa piattaforma o comunque degli attori locali che stanno utilizzando IBM Food Trust, come spiegherà più in dettaglio il mio collega Fabio Malosi. Quindi in sostanza è un'area tra le tante su cui stiamo lavorando che promette molto, ha già dimostrato di portare dei benefici concreti a tutta la filiera e dei gruppi di lavoro numerosi stanno già facendo in modo che l'espansione di questa piattaforma acceleri a livello globale. Non a caso l'ho definita prima Global Platform, perché sono proprio quelle aree in cui IBM investe in prima persona contando sulle potenzialità globali di piattaforme di questo tipo. Dunque proseguiamo, sicuramente come dicevo prima in Italia abbiamo creato un centro di competenza sia su blockchain e anche qui all'interno di OGR, qui abbiamo circa 100 delle nostre persone, studiamo e applichiamo e sviluppiamo progettualità insieme ai nostri clienti che toccano anche il settore agroalimentare. Dunque noi ci crediamo e speriamo che l'adozione di queste tecnologie, che è solo all'inizio della curva di crescita, possa accelerare, date anche le caratteristiche di questo momento contingente di mercato, che potrà trarre benefici a vario titolo dall'utilizzo di queste tecnologie e piattaforme. Grazie Pietro, come ha anticipato durante la sua presentazione, adesso il dottor Malosio ci illustrerà nel dettaglio l'applicazione di questo Food Trust dell'IBM con delle slide. Sì, certo, appena, intanto buonasera a tutti.
Vediamo appena compaiono le slide, partiamo. Grazie. Ok, allora. Ribuonasera, qui c'è un'affermazione che ho preso da un tavolo di ricerca, anzi una ricerca pubblicata e presentata dal Politecnico di Milano e riprende, no? È sempre più chiaro il ruolo dell'innovazione digitale per il settore agroalimentare, il cosiddetto Agriculture 4.0, no? Facendo l'analogia con l'Industry 4.0, un settore in Italia in grande espansione. 11-12% anno su anno, rappresenta il 4% del mercato mondiale, quindi è uno dei settori in cui non siamo dietro, ma siamo avanti sul mercato. E se andiamo a vedere quali sono le tecnologie, sempre da quello studio, che nell'ultimo anno hanno visto un incremento maggiore, e troviamo proprio la blockchain, quindi la blockchain connessa ai QR code, ovviamente alle mobile app o website, ovviamente agli analytics, all'Internet of Things, a cui faceva riferimento prima Pietro, a Zara, e ovviamente al cloud, sono le tecnologie che più ci stanno aiutando in questo tenere traccia di qualcosa. Quindi il tema è sicuramente la tracciabilità. E se andiamo a vedere dove queste tecnologie trovano più applicazione oggi, ci accorgiamo che al primo posto c'è opportunità commerciali e di marketing. Quindi in effetti da un lato la tecnologia è ancora in una fase di avanzatissima sperimentazione o embrionale produzione, chiamiamola come vogliamo, quindi siamo proprio al confine di queste due fasi e quindi ovviamente il comunicare al mercato, io ho la blockchain, sto facendo blockchain e quant'altro, diventa un fattore molto importante. Comunicare le informazioni al consumatore, quindi marketing e comunicazione, altrettanti, infatti il 60% di quei casi sono proprio dovuti a quello. Poi vediamo altre tecnologie, altre modalità di utilizzo. Ci sono anche dei dati che ci aiutano da questo punto di vista e ci dicono che i consumatori, questi sono alcuni dati di una ricerca fatta da IBM insieme a Morningstar, ci dice che su consumatori italiani, spagnoli e inglesi, scopriamo che i consumatori italiani sono quelli più attenti a temi come sostenibilità, a temi come provenienza, a temi come tracciabilità, a temi come voglio sapere le informazioni del cibo che è arrivato sullo scaffale. E quindi la blockchain, che proprio in quest'area mi aiuta a portare verso il consumatore delle informazioni che sono più trust, voi sapete che le informazioni che metto su blockchain diventano trasparenti, tutti le possono visualizzare e tendenzialmente sono informazioni immutabili. Lavorando poi su tecnologie di tipo permissioned, mi prendo la responsabilità di quello che sto mettendo su blockchain, quindi in qualche modo tutte quelle informazioni che rendo trasparenti sul mercato mi rendono più credibile. I benefici, alcuni sono già stati citati, quindi sicuramente un cibo sicuro, poi vedremo qualche caso, una riduzione nello spreco del cibo. La blockchain mi permette di avere immediatamente tutte le informazioni relative alla mia tracciabilità in caso di problema, contaminazione, ad esempio di un lotto di produzione, in pochi minuti, in pochi secondi riesco a ricostruire la storia di quel lotto, da dove arriva, dove è stato consegnato e quindi a procedere immediatamente ad un ritiro mirato di quel lotto, andando a garantire sia il brand, che dimostra un immediato riscontro e gestione del problema, sia da un punto di vista salute del consumatore. Efficienza. Le informazioni vengono distribuite su tutta la catena, quindi non solo io vedo chi c'è prima e dopo di me nella catena, ma ho la possibilità di vedere cosa sta succedendo nella mia filiera globalmente. Questo porta ad una maggiore efficienza di tutta la filiera. Il consumatore informato, l'abbiamo detto, una garanzia maggiore di sostenibilità etica aziendale, di provenienza, di gestione delle frodi, di tutela del made in Italy, di tutela del bio per esempio, del vegan e così via. Sono tanti i campi in cui blockchain può dare un contributo, insieme ovviamente ad altre tecnologie. Altrettanto è vero che ci sono dei limiti. Non è facile costruire un ecosistema, Food Trust è un tentativo di questo. Tentativo di creare un verticale, una comunità blockchain estesa globale a tutto il mondo, coinvolgendo però gli enti certificatori. Quello che metto su blockchain è ovviamente
qualcosa di esteso, qualcosa di importante, ma non è la verità, lo diceva prima Pietro Azzara. Quindi gli enti certificatori continuano ad essere coinvolti per garantire questo aspetto. La tecnologia è semplice, è basata su blockchain, offre delle cosiddette application programming interface verso l'esterno e ho dei moduli, quindi la tecnologia viene acquisita a moduli, in modo molto semplice, mi serve tracciare moduli trace, voglio garantire la documentazione dei miei certificatori, sono i documenti e così via sui vari moduli di adesione. E tutti gli attori della filiera quindi sono attori attivi nel fornire informazioni alla blockchain. E tutta la filiera e anche attori esterni possono prelevare le informazioni che sono state depositate. Ma vediamo qualche caso concreto, invece di continuare a parlarne così in teoria. Allora, Pietro Lanza ha citato prima Walmart, Walmart è il primo caso da cui siamo partiti, e era un caso di tracciabilità proprio per il cibo sicuro. Hanno preso come esempio una filiera sufficientemente semplice come quella del mango, quindi senza grandi trasformazioni di prodotto, e hanno cominciato a tracciare da quando il frutto cresce nella piantagione a quando viene raccolto, viene trasportato, viene suddiviso, quindi pulito e affettato, viene refrigerato e arriva sugli scaffali finali. Ecco, si sono accorti già da questo che se in caso di problema prima Walmart impiegava, dicono lì, 6 giorni, 18 ore e un tot di secondi per ricostruire la storia di un lotto, con blockchain si sono accorti, adesso lì sono ottimistici, la filiera è semplice, 2.2 secondi, diciamo che in qualche secondo riesco a ricostruire una storia che prima dovevo ricostruire in giorni. E quindi capite il grosso vantaggio che hanno trovato. Il vantaggio così grosso che il passo successivo è stato... Abbiamo avuto qualche anno fa negli Stati Uniti un problema di contaminazione di spinaci, l'anno scorso un problema di contaminazione di lattuga romana, quindi insalate sostanzialmente, frutta, verdura a foglia larga. Ecco, tutti i fornitori Walmart hanno ricevuto una comunicazione dicendo: se volete continuare ad essere i nostri fornitori, salite a bordo di questa soluzione. Quindi è un messaggio abbastanza forte che sta arrivando. Partono dalle insalate, ma ovviamente sarà qualcosa che potrà essere poi esteso a tutti i prodotti. Un esempio che qui adesso non ho citato perché sennò ripetiamo sempre i grandi distributori, Carrefour Francia a bordo ha cominciato a mappare gli agrumi, le arance, e si è accorto che nei propri supermercati e ipermercati, oltre a avere un incremento del 5% in vendita delle arance, si sono incrementati la vendita dei limoni, dei pompelmi, che ancora non erano tracciati, ma con una specie di halo effect hanno trovato anche questo vantaggio. Nestlé ovviamente per Gerber fa una tracciatura del cibo dell'infanzia sostanzialmente sugli ingredienti, quindi torna indietro a ricostruirmi la storia degli ingredienti, quindi Walmart, cibo sicuro. Golden State Food, catena del freddo, sugli hamburger stanno sperimentando la fusione tra l'Internet of Things, quindi la sensoristica di cui Azzara parlava prima, sulla catena del freddo, quindi sulla temperatura, in tutto il ciclo della produzione di hamburger. Quindi un altro esempio di una grossa società. Abbiamo visto i grossi, ci sono anche i piccoli che salgono a bordo, quindi un produttore di olio di oliva tunisino, Terra di Lissa, quindi potete poi tenere questo come nome, proprio a garanzia della bontà dell'olio tunisino è venuto a bordo di Food Trust per la tracciatura e la garanzia di provenienza di olive tunisine nella produzione d'olio d'oliva. La Tunisia è il paese che ha il maggior incremento di produzione di olio, tra l'altro negli ultimi anni, sicuramente un concorrente temibile negli anni a venire. Un altro paese, i gamberetti. Allora, l'Ecuador anche qui ha una produzione di gamberetti di altissima qualità, ma sia la percezione del paese, della qualità, in qualche modo limitava, no? Il marketable price di questi prodotti. Anche loro sono venuti a bordo di Food Trust e hanno costruito una soluzione che sostanzialmente vuole portare informazioni al consumatore finale, dal peschereccio al consumatore finale. Ovviamente stiamo lavorando anche in Italia, citava prima Pietro, siamo partiti anche qui
da una società media che si chiama Gruppo Grigi, è partita dal mangimi animali e ho scoperto lavorando con loro che i mangimi in Italia sono forse più tracciati addirittura del nostro cibo, quindi hanno veramente un'attenzione molto, molto, molto particolare, e poi sono cresciute, ormai è una società che ha 14 società nel gruppo, e quindi fa olio, fa pasta, soprattutto pasta, è uno dei prodotti di punta, è una pasta particolare con germi di soia. Ecco, ha voluto portare questa storia su Food Trust. Vediamo che i piccoli produttori sono interessati a portare la loro storia perché... Insomma, Food Trust, abbiamo capito, è una soluzione globale, e quindi anche il piccolo produttore, arrivando a bordo di questa soluzione, usufruendo quindi dei servizi che abbiamo visto prima, può connettersi direttamente ai grandi attori della distribuzione, quindi avere un attore italiano con il suo cibo made in Italy, tracciato sulla Food Trust, connesso a Walmart o Carrefour, capite che può dare un grosso respiro al made in Italy verso l'estero, garantendo anche questi grossi brand ad avere a scaffale un prodotto che è certificato davvero made in Italy. Immagino conosciate tutti il fenomeno dell'Italian Sounding, in cui su 20 abbiamo 80 miliardi di cibo made in Italy venduto ogni anno nel mondo, e di questi 20 miliardi è la quota di esportazioni italiane. 60 miliardi è cibo che si proclama made in Italy e che made in Italy non è. Da questa esperienza Gruppo Grigi ha lanciato un'iniziativa a livello umbro, quindi a livello della regione Umbria, chiamata Umbria Food Cluster, in cui sta raccogliendo adesioni di società umbre, piccole, medie, grandi, che vogliano anche loro sperimentare questo tipo di tecnologia. E lì vedete alcune di queste società che sono già a bordo. Sono piccoli produttori di grano antico piuttosto che di olio d'oliva di grande qualità, o di appunto produzione di grano duro molto, molto particolare, che poi anche Grigi usa nella produzione della sua pasta. Per darvi un'idea di come le cose appaiono, no? Ecco, Gruppo Grigi ha fatto la prima sperimentazione, qui ho fatto uno screenshot della parte, un po' di screenshot della parte mobile per darvi un'idea, e quindi molto banalmente dal prodotto ha rivisto il packaging, inquadrando il QR code vi racconta la storia del prodotto, che è stata quando è nato il prodotto, in termini di semina, di raccolta, di trasformazione, di confezionamento, di vendita, e ovviamente cerca anche di agganciare, no? Con questa pasta puoi fare questa ricetta, quindi in modo molto, molto semplice l'ha fatto sulla pasta, è passato poi a farlo sulle uova, quindi inquadrando il QR code e mettendo il codice del lotto delle vostre uova vi ricostruisce la storia delle uova che state consumando. E abbiamo anche implementazioni che si avvicinano invece al tema della sostenibilità. Farmer Connect è una piattaforma costruita su Food Trust dal più grosso trader di caffè, che si chiama Sucafina, svizzero, e qui hanno spostato il focus sulla parte di sostenibilità etica. Quindi è un'altra tipologia di utilizzo, hanno fatto un'app, si chiama Thank My Farmer, per cui andando a, sempre col QR code che trovate sui prodotti della linea, piuttosto che appunto con lo Start Exploring, potete selezionare il prodotto, fare lo scan del QR code, seguire il viaggio del vostro prodotto, quindi tutte le informazioni di prodotto, il viaggio in termini di proprio geografico, vi posiziona sulla piantina tutti gli elementi, quindi dove sono le piantagioni, qual è il magazzino di asciugatura, piuttosto che di tostatura, piuttosto che di vendita, di magazzinaggio, e uno può seguire passo passo la storia della confezione che ha preso. E hanno agganciato i progetti, quindi quel caffè viene da una piantagione che sta in una certa regione, ti è piaciuto il caffè, caro consumatore, puoi donare a questi progetti che stiamo seguendo nell'area, quindi fare delle donazioni che vengono tracciate sulla blockchain, perché se faccio una donazione mi viene restituito un link a una transazione blockchain che rappresenta la mia donazione fatta all'interno della piattaforma, che quindi poi posso ovviamente seguire, giusto per darvi un'idea. Oppure pensate, questa è un'altra sperimentazione sulla pizza. Questa è carina a pensarla, come vado in una pizza gourmet e mi portano la pizza con il suo QR code. Quindi io inquadro il QR code della mia pizza e costruisco la storia in termini di quali sono gli ingredienti della mia pizza. Per ogni ingrediente poi posso costruire la storia, quindi qui ad esempio ho selezionato la mozzarella e mi dice dove è stata prodotta questa mozzarella, piuttosto che seleziono il basilico, in questo caso è una pizza americana, il basilico c'è anche là. Non è buono come il nostro, ma fa niente, e quindi costruisco la storia
degli ingredienti della mia pizza, dei singoli ingredienti, e volendo anche posso caricare le certificazioni, quindi i certificati che sono stati caricati con la mia pizza. Questo per dirvi che anche l'ecosistema che ruota intorno a Food Trust, che ovviamente vediamo formato dall'agricoltore, vediamo formato ovviamente dal distributore, dal trasformatore, dal trasportatore, dal distributore finale, ma anche altri attori, i certificatori, le autorità, le associazioni consumatori, la grande ristorazione, quindi le varie mense, i grandi chef, quindi sono tanti gli attori che potrebbero trarre beneficio dalla blockchain e dalle varie applicazioni che questa può avere. Grazie Fabio. A voi. Grazie, molto interessante, questo concetto di ecosistema è estremamente affascinante. E questo concetto di trasparenza della blockchain io lo trovo straordinario, quindi un cambiamento in atto che è solo all'inizio. Invece mi piacerebbe sentire l'intervento dell'ingegner Ricco Bene, che ci parla di un'applicazione della blockchain con un approccio diverso, quindi un approccio a registro aperto, sempre su un'azienda di pasta, giusto? Perché giusto. Esatto, quindi se ci vuoi raccontare. Buon pomeriggio a tutti. Io sono Michelangelo Ricco Bene, sono un ingegnere informatico, mi sono occupato negli ultimi anni di sistemi decentralizzati e vi racconto questo pomeriggio del progetto di Astorino Pasta che sta realizzando con Blockchain Italia. Possiamo andare avanti, regia sulle slide. Vi parlerò di certificazioni, di ulteriore valore da dare alle certificazioni, di catena della fiducia e di tecnologia. Grazie, possiamo andare avanti, regia. La Astorino Pasta nasce nel 2002 a Crotone. È un'azienda che produce pasta secca e pasta fresca con attenzione alla qualità del prodotto, alla qualità degli elementi, quindi della semola, alla qualità del processo produttivo. Cerca di perseguire diversi valori sociali, ambientali, morali, territoriali, economici, quindi è un'azienda particolarmente impegnata. Andiamo avanti. Proprio per questo motivo l'azienda si è dotata di certificazioni di processo, che del resto sono richieste dalla normativa, e ha una serie di assicurazioni del fornitore che riguardano la provenienza del grano o la qualità, le caratteristiche chimico-fisiche della semola che viene utilizzata. L'azienda vorrebbe dotarsi anche di certificazioni di prodotto, finora non l'ha fatto. Perché? Andiamo avanti. Perché le certificazioni non sempre vengono valorizzate correttamente. Ne viene mostrato qualche esempio sul sito web aziendale, qualcuna viene appesa con un quadretto negli uffici aziendali, alcune vengono date a chi le richiede, però i consumatori si fidano di un PDF che trovano sul sito aziendale? Non sempre lo fanno, pensano che potrebbero essere manomesse, potrebbero essere false. Andiamo avanti. Eppure le certificazioni sono importanti perché ne ha benefici il consumatore, che fa un acquisto più consapevole, che valorizza il marchio, e ne ha benefici l'azienda perché ha un ritorno d'immagine e ottiene la preferenza del consumatore. Andiamo avanti. E cosa è successo fino adesso? C'è stata una catena della fiducia interrotta. L'istituto di analisi fa delle certificazioni, le passa da Astorino Pasta, che le dà al consumatore, che però non si fida di questi documenti. La blockchain ci può aiutare a ricostruire questa catena della fiducia e vediamo come. Andiamo avanti con le slide. Gli attori di questo sistema di cui vi parlerò sono tre: i fornitori, l'Astorino Pasta e gli istituti di certificazione. Cosa succede? Lo vediamo nella slide successiva. L'Astorino Pasta fa eseguire dei controlli di qualità sul processo, sul prodotto, sulla semola che compra. Queste certificazioni vengono con un normale PC o un browser, vengono caricate su blockchain, dove vengono date a un server applicativo che la rende disponibile su web da un lato e dall'altro le notarizza su blockchain, cioè ne estrae un hash e lo scrive in blockchain. Questo equivale, diciamo, a certificare questi documenti, a dire a una certa data questi documenti l'Astorino li aveva e li ha resi immodificabili.
Questo non vuol dire che il contenuto dei documenti è vero. È certamente più difficile poter notarizzare dei documenti falsi, però vediamo il passo successivo. Il passo successivo è un istituto di certificazione terzo esegue degli audit a campione presso la Storino Pasta. Chiede alla Storino Pasta, è la slide successiva, chiede alla Storino Pasta di mostrare i documenti che sono stati notarizzati, li valuta, ne accerta la corrispondenza con la notarizzazione e ne verifica la veridicità, magari contattando gli istituti di analisi che hanno fatto quelle analisi. Sottopone quindi l'esito dell'audit sempre con un PC a un server applicativo, il quale server rende disponibile sul web l'esito dell'audit e notarizza su blockchain questo audit. In corrispondenza a questa notarizzazione viene messo anche un token, il cui beneficiario può essere la Storino Pasta o un suo prodotto. Questo token sarà visibile su web da parte del consumatore, che accerterà così l'esito di un processo di controllo della qualità. Dove si vuole arrivare in futuro? Lo vediamo nella slide successiva. Si potrebbe abbreviare questo percorso facendo in modo che gli istituti di analisi che effettuano le analisi per conto della Storino Pasta registrino direttamente loro i documenti su blockchain. Addirittura si potrebbe pensare che vengano da un lato notarizzati questi documenti e dall'altro i valori numerici, quantitativi, ma anche quelli qualitativi, possano essere sottoposti a uno smart contract che con una sua logica li valida e decide se le analisi sono superate oppure se non sono state superate e emette lui il token. Questo un po', diciamo, è una cosa futuristica. Se andiamo avanti, vediamo che il consumatore, collegandosi con la blockchain, può vedere che il produttore ha effettuato delle verifiche, sono i bollini blu che vediamo nella slide, e che ha anche che corrispondono a notarizzazioni di documenti, di istituti di analisi, e che ha anche superato determinati audit, magari non su tutti i prodotti, sui maccheroni ha superato l'audit nel 2019, sugli spaghetti ancora non ho superato nessun audit. E queste informazioni sono visibili su blockchain. Se possiamo andare avanti, regia, alla slide successiva, vediamo che quindi i diversi attori, i produttori, gli istituti di certificazione, notarizzano i documenti utilizzando la loro chiave privata, quindi dando valore ai documenti, alle notarizzazioni. Quindi sono fatte da con una certa verifica dell'identità di chi le effettua, e che i prodotti sono collegati a dei documenti che sono disponibili sul cloud o sui PFS e che sono stati notarizzati, e che l'esito di analisi e audit è anch'esso presente come documento reso disponibile su web, ma questi documenti sono notarizzati, corrispondono a dei token emessi su una blockchain. Sono dei token non fungibili, ogni token rappresenta un ben preciso documento e questi token danno valore al processo che è stato messo in campo. Se lo vediamo nella slide successiva, che questo processo ci consente di ricostruire la catena della fiducia. L'istituto di analisi sì, passa i PDF alla Storino Pasta, che li passa al consumatore, ma il consumatore tramite la blockchain è in grado di verificare che questi documenti sono stati veramente emessi dall'istituto di analisi e non solo, che sono stati controllati da un istituto di controllo della qualità che ha validato l'intero processo. Ecco che quindi abbiamo ripristinato la fiducia che circola adesso dagli istituti di analisi e certificazione arriva al consumatore. Un po' di tecnologia. Adesso, nella slide successiva, vediamo che la scelta come blockchain è caduta sulla blockchain di Algorand, che è stata realizzata dal MIT, dove tra l'altro è stata realizzata da un italo-americano, Silvio Micali, che è un'autorità nel campo della crittografia. Perché abbiamo scelto Algorand? Per la sua economicità. Come vedete, il costo di un'autorizzazione è irrisorio. Con 3 centesimi si riescono a fare 10.000 notarizzazioni. La blockchain di Algorand del resto è scalabile, è decentralizzata e ha degli stringenti requisiti di sicurezza.
se possiamo andare alla slide successiva, cerchiamo di vedere perché abbiamo scelto con l'Astorino Pass di utilizzare una rete permissionless. La rete permissionless, essendo decentralizzata, ovvero cosa vuol dire decentralizzata? Ha i suoi nodi in mano ad attori diversi, con interessi diversi, si presta a dare tanta fiducia al consumatore. È impossibile manomettere una catena del genere. La rete permissionless è economica. Questo un po', diciamo, può sembrare strano, ma è vero che nelle blockchain permissioned le transazioni non si pagano. Tuttavia, una rete permissioned, che per dare significative garanzie di fiducia, deve avere almeno tre nodi, quantomeno, e devono essere in mano a degli attori diversi questi nodi. E quindi ha dei costi di esercizio che noi valutiamo intorno a 1000 euro al mese. Nel nostro caso, invece, utilizzando una rete permissionless, paghiamo soltanto le transazioni. Come avete visto, il costo delle transazioni è irrisorio e quindi andiamo a fare economia di scala. Qualcuno potrebbe dire che il costo del token oggi è irrisorio e domani non lo sarà, però noi in partenza, quando il progetto parte, compriamo una quantità di token che ci consente di andare avanti per 3 o 5 anni, dipende da quello che vogliamo fare, in modo da bloccare il prezzo del token alla partenza. Se questo token invece dovesse fare per 10 o per 100 durante lo svolgersi del progetto, beh, avremmo semplicemente un problema felice, nel senso che potremmo vendere i token che abbiamo, ottenere così un plusvalore e una parte di questo plusvalore utilizzarlo per agganciarci a una chain diversa. E l'altro vantaggio della rete permissionless è che consente l'interoperabilità. Essendo una rete pubblica, i dati che noi abbiamo utilizzato, immesso dentro la rete, potrebbero essere utilizzati da altri attori per abilitare altri processi, appunto. Mi avvio così alle conclusioni con l'ultima slide. Quindi, diciamo, la blockchain non elimina la necessità di fonti di trust, abbiamo bisogno degli istituti di certificazione della qualità, però la blockchain collega, ripristina la catena della fiducia tra le fonti di trust e i consumatori. E le aziende con una piccola spesa valorizzano tutto quello che hanno fatto. Si tratta quindi di innovare con piccoli investimenti i processi di business, dare garanzie ai consumatori e ottenere un grosso valore in cambio. Grazie. Grazie Michelangelo, direi che adesso abbiamo visto entrambi i lati della blockchain, abbiamo sentito la blockchain a registro chiuso con il progetto di IBM e abbiamo sentito come sviluppare una blockchain a registro aperto. Adesso abbiamo con noi Luca Brondelli di Confagricoltura che è il mercato vivo della blockchain, nel senso che Luca è anche un produttore agricolo, di conseguenza conosce a fondo quello che sono le necessità che può avere un produttore come dire, un produttore agricolo nell'utilizzo della blockchain. Quindi io sono molto interessata a sentire il tuo punto di vista e sentire se hai domande, per cui ti ascolto molto volentieri. Grazie Emanuela, spero che mi sentiate bene e ringrazio tutti voi per l'opportunità che mi è stata data di portare anche il parere di Confagricoltura in questa importante riunione. Sicuramente è stato detto dal Presidente Azzara all'inizio, poi per fortuna ha detto apparentemente, ma il fatto che l'opinione pubblica consideri l'agricoltura come un settore poco tecnologico è un'immagine completamente sbagliata dell'agricoltura moderna, dell'agricoltura di oggi. Io ovviamente mi riferisco alle aziende agricole che sono in grado di produrre un fatturato adatto a rimanere sul mercato, non alla tuttora grossa parte di piccole aziende agricole marginali che danno un'immagine veramente antiquata del settore e che non sono quelle rappresentate da Confagricoltura.
Oggi per Confagricoltura è un giorno molto importante perché abbiamo festeggiato a Roma, dove mi trovo in questo momento, il nostro centenario, 100 anni di storia, alla presenza del Presidente della Repubblica, del Presidente del Consiglio e di diversi ministri, e vi assicuro che le due parole più sentite in tutti gli interventi dei relatori sono stati digitalizzazione e innovazione. È stato un centenario che più che guardare al passato ha guardato al futuro, perché contiamo di festeggiarne un secondo centenario sempre all'avanguardia nel rappresentare le nostre imprese agricole. Noi conosciamo bene tutti i temi che sono stati sviluppati oggi. Ormai da 3 anni Confagricoltura, assieme a Denapra, che è l'ente di formazione di Confagricoltura, che io ho l'onore di presiedere, siamo partner attivi dell'Osservatorio Smart Agri-Food di Milano, dal quale ho visto che molti dei relatori hanno preso spunto per le loro relazioni, quindi conosciamo bene queste idee, queste informazioni che sono state date oggi. E abbiamo svolto e svolgiamo tuttora diverse centinaia di corsi di formazione all'anno proprio per introdurre queste tecnologie all'interno delle aziende agricole dei nostri soci, che è un po' il problema principale che abbiamo adesso. Queste tecnologie ormai sono disponibili, hanno dei costi accessibili, bisogna convincere gli agricoltori, gli imprenditori agricoli, che possono essere vantaggiose per loro e possono essere più facilmente usufruibili di quello che loro si immaginano. Per cercare di dire qualcosa di diverso e anche stimolare un po' la discussione rispetto a quello che ho sentito oggi, dico anche le possibilità che ci sono al giorno d'oggi nel nostro paese. Confagricoltura assiste le imprese agricole, quindi noi facciamo azioni di lobby nei confronti del governo per cercare di avere delle leggi favorevoli ai progetti che interessano alle nostre imprese. Quindi io volevo semplicemente informare tutte le persone che sono collegate oggi che nelle ultime manovre economiche del governo sono stati previsti parecchi fondi che possono aiutare le aziende a istituire dei sistemi di tracciabilità con blockchain, sia dal Ministero dello Sviluppo Economico, che ha stanziato per 3 anni di fila a partire dal 2019 15 milioni di euro l'anno all'anno per 3 anni per queste tecnologie, e anche il Ministero dell'Agricoltura, che ovviamente ha dei fondi un pochino più limitati, ma proprio nell'anno in cui sono stati estesi i benefici del programma che era partito col nome di Industria 4.0, siamo riusciti a istituire, ed è partito con grande successo, anche il progetto Agricoltura 4.0, e anche il Ministero dell'Agricoltura ha destinato dei fondi per le aziende agricole che intendono seguire e iniziare con dei progetti di tracciabilità blockchain. C'è un problema di fondo che come imprenditore agricolo voglio sottolineare, sicuramente stimolerà magari un dibattito, anzi due problemi di fondo. Innanzitutto che riteniamo che queste cose in cui, come ripeto, noi crediamo molto, capiamo che siano il futuro per portare i nostri prodotti sempre più in modo sostenibile, in modo più convincente sulle tavole dei consumatori di tutto il mondo, c'è un problema di riequilibrio all'interno delle filiere delle risorse di valore. In questo momento vediamo che le aziende che hanno messo in atto dei processi di blockchain portano i vantaggi soprattutto alle aziende di trasformazione e alle aziende di grande distribuzione. Ricordo che la blockchain è sicuramente un sistema molto valido per tracciare tutti i dati relativi alla produzione, come è stato detto. Sicuramente può dare dei contributi molto importanti su dei temi che sono molto a cuore alla comunità europea, all'Unione Europea, specialmente in questi giorni dove stanno lanciando questo nuovo programma che si chiama Green New Deal, che punta molto sulla sostenibilità ambientale. Dicevo, la blockchain può sicuramente dimostrare che questa sostenibilità è una cosa concreta. Noi italiani siamo veramente all'avanguardia in questo. Il nostro agroalimentare è sicuramente una delle voci più importanti di tutto il bilancio del nostro paese, e abbiamo prodotti di grandissima qualità. Non siamo ancora riusciti a trasmettere i benefici di questa blockchain al primo anello della catena, che è quello da cui parte la materia prima, cioè l'azienda agricola comunque, perché sia che parliamo di formaggi, che parliamo di salumi, che parliamo di vino, se il prodotto di base, il primo anello della cantina, non è un prodotto di altra qualità,
tutta questa blockchain può tracciare tutti i dati che vogliamo, ma il prodotto rimane un prodotto di scarsa qualità. E per ribadire questa cosa, e quindi è giusto che anche il primo anello della catena abbia delle ricadute di riequilibrio del valore. Mi è venuto in mente questa cosa quando il terzo Fabio Malosio ha fatto vedere quelle slide molto interessanti che condivido assolutamente nel loro spirito, ma non so se volutamente o inavvertitamente ha proprio fatto vedere una immagine di un formaggio parmesan, che è proprio l'esempio principale di come viene usato il nome dei prodotti italiani per sfruttarlo sui mercati mondiali. Ecco, io non vorrei che, essendoci all'estero aziende molto più strutturate, molto più ricche, molto più organizzate, ci trovassimo un parmesan con un progetto di blockchain fantastico, stupendo, bellissimo, ma che però parte da una base di qualità iniziale sicuramente 1000 volte inferiore a un parmigiano reggiano, un grana padano o un formaggio italiano. Quindi dobbiamo fare attenzione, dobbiamo insistere, perché anche i nostri produttori che partono da una base di qualità sicuramente più alta, riescono a seguire queste catene, questi sistemi di tracciabilità per poter vendere adeguatamente i loro prodotti. Ci sono dei casi molto interessanti, oltre a quelli che sono stati citati. È stato citato l'esempio di Carrefour. Carrefour addirittura ha istituito un advisory board per studiare quali possono essere i migliori sistemi di blockchain da mettere nella loro catena distributiva. All'interno di questo advisory board c'è da 2 anni un rappresentante di Confagricoltura, quindi anche su questo siamo sul pezzo, come si suol dire. Ci sono stati dei progetti che cito velocemente per non rubare troppo tempo, seguendo una piattaforma che si chiama My Story. Sono diverse cantine, partendo da un gruppo di cantine della Francia Corta per quanto riguarda il vino, delle cantine della Toscana e della Puglia, hanno seguito tutto un progetto di tracciabilità con blockchain, che praticamente descrive tutta la storia di cosa succede dall'acino d'uva fino a quando entra nella bottiglia trasformato in vino. Tutto questo si può verificare. Ovviamente c'è un ente di certificazione che garantisce che questi progetti e questi processi siano reali, e si può verificare semplicemente inquadrando il QR code su una bottiglia. Questo è partito da 3 aziende 2 anni fa, ormai ci sono tantissime aziende che lo usano. Lo stesso sistema, la stessa piattaforma è stata usata dal Consorzio dell'Arancia Rossa di Sicilia, quindi passiamo da un prodotto completamente diverso, una realtà geografica completamente diversa, che però riescono anche qui a tracciare tutti i processi sia della lavorazione in campo che della distribuzione, della logistica, spiegando tutto quello che viene fatto a favore della sostenibilità finale, che va a vantaggio del consumatore. E forse l'esempio che più mi piace ricordare, perché dà veramente l'immagine di quello che è l'agricoltura moderna al giorno d'oggi, un'azienda dell'olio in Puglia che si chiama Blondioli, che assieme a una società che organizza e vende software di gestione delle aziende agricole, ha messo delle centraline meteorologiche. Queste centraline meteo all'interno degli oliveti dialogano con il software, che dialoga con le macchine agricole. Insomma, ormai io stesso posseggo un trattore che va da solo senza operatore ormai da 2 anni, quindi questa per noi è una tecnologia quasi superata e di uso comune. Facendo questo sistema di tracciabilità, riusciamo a tracciare tutti i lavori che vengono fatti nell'oliveto, dalla potatura fino alla spremitura delle olive, dimostrando il perché è stato fatto determinato lavoro, perché c'erano determinate condizioni meteo che lo consigliavano, con che macchine è stato fatto, con quanto tempo, con quanto consumo di energia, con quanto consumo d'acqua. E tutto questo viene dimostrato anche qui con un QR code sulle bottiglie d'olio, quindi il consumatore può avere sicuramente tutte queste informazioni. Io direi che è sicuramente un settore su cui anche noi imprenditori agricoli guardiamo con molto interesse, e per quanto ci riguarda stiamo facendo tutto il possibile per divulgarlo in modo sempre maggiore fra le nostre aziende. Grazie Luca Brondelli. Direi che
Abbiamo tanta roba, nel senso che come secondo incontro siamo entrati veramente dentro al mondo della blockchain. Mi chiedevo se c'è qualche domanda, perché può essere che qualcuno che ci sta guardando abbia delle domande per approfondire ulteriormente questo argomento. Ci arriva una domanda, la vediamo adesso da parte del pubblico, e una domanda per il dottor Malosio. Si è parlato effettivamente in diversi passaggi di questi enti certificatori. La domanda è proprio questo: cosa sono questi enti certificatori e anche l'importanza, mi sembra di capire, nell'ambito di queste tecnologie? Provo a interpretare il senso della domanda. Allora, siccome blockchain alla fine raccoglie delle informazioni, queste informazioni sono a disposizione di tutti e sono trust, perché gli enti certificatori, che ruolo hanno? Leggiamo a volte delle semplificazioni: arriva la blockchain, spariscono i notai, arrivano gli smart contract, spariscono gli avvocati, arriva la blockchain, spariscono questi intermediari che sono gli enti certificatori. Non è così. Penso che sia stato detto, no, anche durante, forse da tutti i relatori, gli enti certificatori con blockchain hanno un ruolo che diventa più importante di quello che hanno oggi. Blockchain è la macchina della fiducia, non è la macchina della verità. Qualcuno deve certificare che quel dato è un dato buono, è un dato vero, e quindi gli enti certificatori hanno un'importanza maggiore. Quello che scrivo blockchain viene distribuito immediatamente su tutta la filiera, e se scrivo il falso, questo falso è dichiarato su tutti. Chiaro, in una blockchain permission in cui non lavoro in anonimato ma lavoro firmando le mie transazioni, mi assumo la responsabilità di quello che scrivo, ma posso scrivere il falso. Quindi gli enti certificatori hanno questa grande importanza di garantire in qualche modo la qualità del dato che viene messo sulla blockchain. Quindi loro, le autorità governative, ma le associazioni di consumatori diventano i veri controllori in qualche modo, che quello che sta scritto sulla blockchain non è solo immutabile ma è anche vero. Molto chiaro, grazie per la risposta. Vedevo, ne arriva un'altra domanda, in questo caso per Pietro Lanza. La domanda è: come viene garantita la neutralità in un sistema a registro chiuso, e quindi come si può distinguere tra progetti e blockchain credibili e non? Ma diciamo che nella fase iniziale di progettazione delle piattaforme c'è uno step fondamentale, che è quello di definizione della governance, quindi definire quali sono gli attori, le responsabilità degli attori, e creare un sistema che abbia pesi e contrappesi atti a bilanciare, diciamo così, gli interessi, e creare degli interessi in alcuni casi anche contrapposti, tali per cui la credibilità e la certificazione delle informazioni poste in blockchain sia garantita. Nei sistemi di governance ci sono in alcuni casi, come nel settore alimentare, anche gli enti certificatori, quindi in generale più una piattaforma è dal nostro punto di vista definita e gestita da attori credibili, che abbiano una reputazione credibile, più i sistemi di governance sono definiti in modo accurato, più la credibilità di quella piattaforma è garantita. Quindi abbiamo citato attori come Carrefour, Walmart e altre centinaia di attori che usano ad esempio la nostra IBM Food Trust. Potete immaginare quale livello di controllo, di audit e di verifiche preliminari e poi in corso d'opera vengano realizzate da questo tipo di attori, e quindi questo ne garantisce anche la solidità e la, in qualche modo, veridicità, immutabilità dei dati che vengono apposti. Per veridicità mi rifaccio al concetto poi di enti certificatori, o di in qualche modo attore che scrive un'informazione. Quindi se io mi fido di Walmart perché sono un consumatore di Walmart o di Carrefour, mi fiderò anche delle informazioni che Carrefour e la sua filiera pongono nella blockchain, e riuscirò a verificarla anche in alcuni step mediante l'utilizzo di enti certificatori. Grazie mille. Arriva un'altra domanda, peraltro un tema su cui riflettevo prima anche quando vi sentivo parlare.
si è parlato sia di grandi aziende, ma si è parlato, penso poi a una caratteristica anche un po' tipica dell'Italia, di quelle che sono le piccole e medie imprese. Una domanda che farei di nuovo al dottor Malosio, ovvero pensando a quella che è la piattaforma IBM Food Trust e pensando a quello che è l'accesso di fatto a questo sistema, la domanda, ma di cui immagino anche la risposta, è riservato a grandi aziende, quindi pensiamo a multinazionali o grandi corporate, oppure anche le più piccole realtà, come forse è così, possono entrarvi e se sì, con quali grado di difficoltà? Allora, la risposta è sì, ovviamente. Abbiamo visto negli esempi che ci sono realtà molto grandi e realtà molto piccole. Chiaro, quelle grandi, soprattutto, si è stato detto, no, anche da Confagricoltura, la grande distribuzione è quella che oggi probabilmente ha il maggior vantaggio, cioè è più facile immaginare i vantaggi della grande distribuzione, e quindi sono quelli che più tendono ad aderire. Sui piccoli ci sono due modalità di ingresso. Uno, potrebbero essere, come dire, invitati dalla grande distribuzione a fare parte della loro catena, e qui l'accesso è gratuito, perché sono degli cosiddetti info provider, danno delle informazioni. Oppure possono essere loro protagonisti per portare le informazioni della loro filiera sulla piattaforma e dire: io sono protagonista delle mie informazioni, chi vuole lavorare con me, ecco, ci sono. In questo caso ci sono dei piani di adesione che dipendono poi dai moduli che uno acquisisce e dalla dimensione, e per dimensione intendiamo fatturato. Quindi ci sono dei piani di ingresso per aziende sotto i 50 milioni, un secondo livello tra i 50 milioni e un miliardo e un terzo sopra il miliardo. Quindi abbiamo degli entry point di 100, 1000, 10.000 euro per queste mensili, per questi tipi di accesso. Questo ovviamente è l'uso di una piattaforma, che significa: sei ospitato su una piattaforma in cloud, hai un tuo nodo, non devi portare nulla in casa e così via. E poi c'è ovviamente, questo è il costo di piattaforma, non nascondiamoci, e qui mi ricollego al tema di Confagricoltura, il nervo scoperto è come facciamo a portare a bordo gli agricoltori. Laddove ho un grado di digitalizzazione maggiore, forse più facile; dove la digitalizzazione non è ancora sufficiente, sarà un po' più difficile, ma sicuramente l'accesso del primo anello sulla catena diventa fondamentale. Quindi riuscire a digitalizzare, a togliere la carta, a digitalizzare le attività, un classico quaderno di campagna, e da lì prelevare le informazioni in modo trasparente e le mettere sulla blockchain, potrebbe essere una prima idea per velocizzare questo tipo di adesione. Il parmigiano era messo apposta? Il parmesan, siccome è il prodotto più contraffatto, l'ho messo perché è un grido d'allarme. Mettiamo le informazioni sul parmigiano per dimostrare che il latte è di quella zona, che il foraggio è di quella zona, cosa che chi fa parmesan non può garantire. Grazie mille. Grazie. Chiederei forse ancora un'ultima riflessione, perché effettivamente è stato citato più volte il contributo che ha portato quest'oggi Confagricoltura. Chiederei proprio al dottor Brondelli, se è ancora collegato, una piccola riflessione proprio su questo punto, cioè il coinvolgimento di quei soggetti che poi, se ci pensiamo, in Italia forse rappresentano una grossa parte delle nostre imprese, quindi penso proprio a queste piccole e medie imprese, e come dal loro punto di vista si possono in qualche modo incentivare ad entrare a far parte di questo sistema e quindi avere una sensibilità e forse anche delle competenze, mi viene da dire. Sì, dunque, mi sentite? Sì, che microfoni sono gestiti dalla regia, quindi mi fido della regia. Sicuramente questo è un nodo cruciale. Non per niente agli ultimi ministri dell'agricoltura ho perso un po' il conto, perché da quando faccio questo mestiere ne ho già conosciuti, penso, 7, praticamente in 8 anni. E quindi, però noi ripetiamo sempre la stessa cosa: quando abbiamo i primi colloqui ci chiedono cosa serve all'agricoltura italiana, noi li stupiamo un po' dicendo: ci serve la banda larga nelle campagne. Perché noi abbiamo ormai delle tecnologie avanzatissime, di cui abbiamo discusso tutti abbondantemente, e abbiamo diverse zone dove ci sono anche aziende rinomate con prodotti assolutamente conosciuti a livello mondiale, che vanno ancora con una vecchia DSL o che devono collegarsi con i cellulari perché non hanno la possibilità di usufruire della banda larga. Quindi io so che c'è un grosso progetto dell'Unione Europea, ma questa è la prima cosa fondamentale. Troppe zone sono ancora, c'è un digital divide ancora pesantissimo nel nostro paese, che purtroppo non c'è negli altri paesi. Lei gira per gli Stati Uniti, gira anche solo per la Spagna, e c'è il 5G quasi dappertutto.
Cioè, noi qui stiamo ancora discutendo se fa bene, se fa male, se è pericoloso. Se non è pericoloso, intanto gli altri ci aggiungono un po' di mercato e vanno avanti. La seconda parte della domanda rispondo molto volentieri, perché un po' il mio lavoro attuale, oltre che quello dell'agricoltura, è la formazione. Noi abbiamo veramente tantissime richieste di corsi di formazione per insegnare agli agricoltori, per spiegargli quali sono le opportunità di queste nuove tecnologie, di questi nuovi sistemi di tracciabilità. Quindi una volta che il sistema paese ci garantirà l'accesso anche a noi che viviamo sicuramente in posti molto belli e siamo magari invidiati da chi vive nelle metropoli inquinate, ma poi però ci scontriamo con problemi di connessione quotidiani, una volta che avremo risolto questi problemi assieme al lavoro di formazione che stiamo facendo, io penso che gli imprenditori italiani non avranno da temere nessuno, visto che la qualità dei nostri prodotti è sicuramente superiore a quella di molti dei nostri competitor europei. Grazie mille, grazie molto chiaro. Grazie mille, molto bello, sì, molto mi sembra di poter dire che anche sì. In questo caso l'importanza sul tema delle infrastrutture, che in diversi temi ritroviamo nel nostro paese, quindi un supporto per la connettività, che poi mi viene da dire forse anche riconducibile al tema della formazione, si è sempre più parlato di e-learning e forse queste tecnologie potrebbero aiutare sia nell'implementazione di questi sistemi legati alla blockchain, ma anche aiutare quello che è un apprendimento magari a distanza, ovviamente sempre mediato da una componente fondamentale in presenza. Va bene, io a questo punto passerei di nuovo la parola a Emanuela, ci terrei ancora a fare un piccolo augurio a Confagricoltura pensando all'anniversario di oggi, come si suol dire, 100 di questi, 100 di questi giorni. Prego Emanuela. Allora, grazie a tutti, Pietro Lanza è dovuto andare, comunque ci saluta, grazie per l'intervento straordinario di tutti quanti, molto interessante. La blockchain si è rivelata, come io già sapevo perché sono molto appassionata, una tecnologia disruptive, quindi l'evoluzione di questa tecnologia che passa giustamente per la formazione, la banda larga e anche un cambio di mentalità che il lockdown ha dato in maniera, se vogliamo, ha dato uno scossone, uno shock. Per cui io auspico che, come dice il dottor Brondelli, la banda larga è fondamentale, così come è fondamentale ed è trasversale a tutti i settori la formazione in ambito digitale. Chiuderei qua l'incontro, ringrazio Pietro Azzara, ringrazio Michelangelo Riccobene, Luca Brondelli, il dottor Malosio e ringrazio il nostro ospite che è Matteo Pessione, che tutte le volte ci ospita nello studio dell'OGR, che è un posto straordinario, mi dispiace che voi non possiate essere qua, e ringrazio il Talent Garden che è un partner tecnologico fantastico e grazie mille, ci vediamo tra un mese circa, sì, esatto. Con un terzo incontro sulla blockchain, vi faremo sapere. Grazie e buona serata. Arrivederci. Grazie.